Nella giornata di mercoledì 13 marzo, Lance Cuneo, associazione dei costruttori edili affiliata a Confindustria, con una quarantina di imprenditori del settore, si è recata ad una visita guidata al cantiere della TAV sul versante francese a Saint-Martin-de-la-Porte, accompagnati dall'ingegner Maurizio Bufalini, direttore generale aggiunto TELT. Qui in questo cantiere, ve l'avranno senz'altro detto, ci sono 450 persone al lavoro, c'è la fabbrica di conci, molte specializzazioni e tra l'altro, siccome gli italiani sono molto bravi nel fare le gallerie, ci sono tre imprese italiane che lavorano e qui in Francia, comunque, su questi 450, una sessantina di persone sono italiane, sono sia nella direzione lavori che tra gli operai. C'è stato uno scambio, tra l'altro, quando è finito il cantiere della Maddalena in Val di Susa, parecchi operai che lavoravano lì, vista la specializzazione che avevano ottenuto con quel lavoro, sono venuti a lavorare di qua, ne abbiamo incontrato qualcuno giù. Oggi, quindi direi che insomma è un'opera molto importante. Ci auguriamo che si risolvano rapidamente le scelte politiche che devono essere fatte. Noi siamo stati ovviamente a disposizione in questa fase dei governi che ci hanno dato delle indicazioni, indicazioni positive da un certo punto di vista, non definitive da un altro punto di vista, ma diciamo, noi siamo estremamente fiduciosi che la scelta finale poi vada verso una prosecuzione dell'opera.